Ragazzi, io sto tremando tutto. Io non lo so, raga. Comunque, una partita da matti, davvero, davvero tanto. Cioè, questa è stata una partita pazzesca, davvero pazzesca. Mica, raga, che fatica. Madonna, man, piazza di qua. Allora, dove abbiamo mai visto una partita così pazza? Io non me ne ricordo altre. Io sto davvero. Madonna, mortacci tuoi che casca, ci sapevo che cascasse. Sto bastardo. Ragazzi, comunque, una partita da matti. Io non lo so come cacchio. Cioè, io veramente. Allora, partiamo subito da un presupposto. Vi iscrivetevi a sto cazzo di canale che trovate qui sotto. Lo trovate qui da questa parte. Vi iscrivete. Mettete like perché veramente ne ho da dire di ogni, però vi dico subito, le pagelle li portiamo domani, ve li riporto domani con calma perché oggi davvero sono tesissimo. Le pagelle li facciamo domani, adesso tra poco vado in live dal tringone, dal tringa, perché giustamente devo fare anche il moderatore appunto da lui, perché comunque è una persona fantastica. Tra l'altro iscrivetevi anche al suo canale se non siete ancora iscritti. Ragazzi, parliamo della partita, va, che veramente sono veramente teso come una capra nera, ragazzi. Ma come, ma cosa abbiamo visto oggi? No, ma in primis voglio dirvi, allora, analizziamo un po' la partita. Una fatica della Madonna in primo tempo, 0-0, e vabbè, lì dico, per Dio, rientreremo nel secondo tempo. E poi in effetti rientriamo con un super gol di Selemaker. Non dico di no, ragazzi, però il discorso è che dopo. E dopo subisce, cioè dopo il Milan subisce veramente un gol, voglio dire, subisce un gol fantastico, tra l'altro, che io veramente lì non ho capito se spaccata la difesa, Gabbia, non sappiamo dove è andato a finire. Di conseguenza, sul primo palo, tra l'altro, voi non so come è entrata quella palla lì, non chiedete nemmeno è entrata. Poi ragazzi, poi finisce i tempi regolari, poi comincia i tempi supplementari, come se non bastasse. Alla prima azione ci penetra proprio come un cazzo di telepass e ci entra e ce la fica lì dentro. Poi partiamo subito dal presupposto che Ala è un buonissimo giocatore. Allora, io non voglio prendermela con nessuno, ragazzi, però me la sono vista brutta. Proprio sapete quando cioè, quando ve la vedete brutta, che vi cagate addosso. Non voglio dare colpa a nessuno, oggi siete stati fantastici, ragazzi. Comunque, parte tutto. Ma dobbiamo parlarne. Devo dedicare un video per parlare in dettaglio di quel che è successo stasera, perché io non ho più voglia che si ripeta più. Sono incazzato, ragazzi, perché come abbiamo subito due gol, la realtà dei fatti è che tra poco abbiamo il derby e non ci possiamo presentare in queste maniere, ragazzi, perché andiamo a giocare contro una squadra B, per l'amor di Dio. Non ci possiamo presentare così, con tutto l'amor del mondo. E capita che dopo ci fa il gol, ragazzi, fino all'ultimo secondo io ero lì fuori. Ma voi vi immaginate me che ero lì disperato, che dico, cioè, surreale stavo pensando. E stavo dicendo dentro di me, ma com'è possibile? Mi stavo chiedendo, ma com'è possibile, ragazzi? Mi guardavo l'orologio e il cronometro che scendeva, vedevo meno 7, contavo, manca 7 minuti più uno di recupero se ce lo danno, che non ce l'avrebbe mai dato, tra l'altro. Ma mi mezzeca, ragazzi, comunque, cioè, voglio dirvi, cioè, trovarvi, io non so, poi abbiamo avuto, tra l'altro, mi girano, allora, oggi devo incazzarmi con l'arbitraggio di merda che abbiamo avuto. Abbiamo assistito a un arbitraggio penoso, imbarazzante, madonna. Ma vogliamo mettere sto cazzo di VAR pure nei preliminari, ragazzi? Ma io voglio il cazzo di VAR, io faccio la contestazione. Per come fa una squadra? Ma non è possibile questa vita qua, ragazzi? Cioè, dovete creare la condizione che possa, no, davvero giocare il cazzo di preliminare. Se non può giocarlo, perché lo stadio magari non ha struttura, tutto quanto. In Portogallo, vai a Benfica, stadio di Benfica, vai, lo stadio della capitale di quel paese. Ci dovrà avere uno stadio decente, per l'amor di Dio, per ospitare il VAR. Perché, ragazzi, noi non possiamo andare avanti così. Cioè, voglio dire, per il Milan sarà stato almeno due tocchi di mano per loro. Cioè, in partita hanno giocato a pallavolo con noi praticamente. Sarei stato due tocchi di mano, cazzo. Cioè, io non lo so veramente com'è possibile una roba del genere, madonna. Cioè, due tocchi di mano per loro, cazzo. Poi, arriviamo al dunque, ragazzi. Veramente, finalmente in un finale davvero devastante, calcio di rigore. Veramente, qua dico, è stato
le mie preghiere davanti, giuro che a un certo punto ho fatto pure le preghiere, ero lì alla fine dei tempi regolamentari che facevo le preghiere come un pazzo, e poi l'ho rifatta anche all'intervallo dei tempi supplementari per farvi capire come ero disperato. In un finale andiamo ai rigori, ragazzi, veramente lì è successo di tutto, ma lì è successo di tutto quel abisso infinito che poteva cadere. Cioè, una partita infinita la descrivo oggi, una partita infinita, cazzo. Cioè, ma poi io voglio dire, ragazzi, cioè, abbiamo fatto 5 rigori su 5 segnati. Dopodiché di che calcia uno, calcia. calcia l'altro. Bada bim, bada bam, e dico, porca puttana. Ma questi qua cercavano tutti i rigori. Ragazzi, ne mettevano dentro di tutto. Raga, ne mettevano dentro di tutto. Io dico che, ragazzi, non è possibile. Cioè, ragazzi, non è possibile una roba del genere. Io dico, non è possibile. Abbiamo fatto una fatica della Madonna. Mi mettevano di tutto, a un certo punto sbaglia Colombo, ragazzi. Ragazzi, io me la sono vista malissimo quando ho visto sbagliare Colombo. Infatti ho detto, ecco, qua sarà il momento clou in cui gli andranno tutti i tifosi del Milan addosso, perché ragazzi, così potrebbe capitare con Andrea Colombo, con Lolo Colombo, con Lorenzino nostro Colombo, ragazzi, che veramente i tifosi del Beck come andranno dietro. Ma invece no, ragazzi, invece no, perché sbagliano anche loro. Andiamo avanti con questa serie di rigori, tra l'altro, mamma mia, Çalhanoğlu ha fatto due gol, due rigori, proprio si è preso amica quella zona lì, veramente fantastico, tra l'altro. Poi, ragazzi, arriva il momento dove Gigio tira fuori dai pali e gli dico, vabbè, Gigio sappiamo che non è un campione a tirare, non è che gliene frega più tanto, poverino, ci è rimasto malissimo. Ragazzi, il palo veramente, ho detto grazie a Dio. Ho detto grazie Gesù che veramente io non lo so come è capitato, ma ho il palo. E poi ragazzi, dopo che Colombo ha sbagliato c'è stato anche palo fuori. Ho detto, oh mio Dio, che cosa sta accadendo? Alla faccia di chi sottovalutava il Rio Ave, ragazzi, da pazzi, mamma mia. Veramente io ho pensato, veramente questa squadra ci poteva fare problemi, ma lo sapevo come attaccavano. Guarda, veramente sapevo che potessero essere pericolosi, me lo sentivo già da quando è partita la partita, mannaggia lei di partita. Poi tra l'altro, ragazzi, poi è stato lì, è stato pazzesco, veramente. Lì Gigio, devo dire, grazie Gigio, ragazzi, grazie Gigio. Ti ho perdonato di tutto e di più, veramente, sei un idolo, sei tornato mio idolo da oggi. Giuro che sei tornato mio idolo perché veramente tu hai portato Milan alla qualificazione. Scusate, alla fase gironi, e io con questa cosa ti devo ringraziare e ti devo dire scusa, ti devo chiedere scusa per tutti gli insulti che ti ho dato finora, perché ragazzi, veramente questo è un portiere dalla Madonna, questo è il più forte portiere al mondo, non ce n'è, non mi interessa di chi potrebbe sbavarlo, di chi potrebbe sputtanarlo, siete dei limitati di merda se dite che Gigio non è tra i migliori al mondo, ok? Al di là di tutto quanto. Madonna ragazzi, che palle, Madonna, detto questo, vi saluto veramente, che domani facciamo le pagelle, con calma ragazzi, fatemi ripigliare che sto di merda, sto tremando tutto, io guarda veramente sto tremando tutto, ragazzi non ce la faccio più, meglio che ci sentiamo domani ragazzi, vi auguro una buona serata a tutti e venite sulla live del vecchio cuore rosso nero perché è bravissimo, ciao ragazzi.